Ciao a tutti e bentrovati nel mio canale Fantasticamente Inge, dove oggi prenderemo spunto dalla creazione di un curriculum per parlare di modelli in Word. Sì, perché piuttosto che farvi sprecare energie nella creazione da zero del vostro curriculum vitae, io vi consiglio di utilizzare uno fra i modelli creati a regola d'arte dalla Microsoft e messi a disposizione in Word. Si tratta sostanzialmente di documenti già pronti, preimpostati, con immagini e testi che fungono da segnaposto, quindi da andare di volta in volta a personalizzare, con formattazioni particolari che rendono il documento professionale, elegante o informale, a seconda della scelta che andiamo a fare, e molto spesso anche con le istruzioni sull'utilizzo del modello stesso. Quindi capite bene che questo approccio permette di creare rapidamente i documenti più disparati, che vanno dal semplice volantino, magari alla brochure più minimalista, dal menu per un ristorante a un invito per una festa, e così via dicendo. Il tutto senza dover mai creare la struttura da zero, ma semplicemente sfruttando i modelli progettati per rispondere a specifiche esigenze. E proprio a tale scopo, la Microsoft, al giorno d'oggi, offre una gamma davvero vastissima di modelli, alcuni premium per i sottoscrittori di Microsoft 365, e a tal proposito vi lascio in descrizione il link per acquistare una licenza, ma molti altri sono gratuiti. Per scoprirli, andiamo a fare un clic su File e poi dalla colonna di sinistra selezioniamo Nuovo. Ed ecco che nell'area di lavoro a destra Word ci propone dei modelli predefiniti. Vabbè, in alto c'è l'area dedicata a quelli che io ho usato di recente. Qui in basso invece ci sono quelli disponibili, come vedete hanno un nome che definisce l'uso per il quale è stato pensato, ma c'è anche una piccola anteprima. Oltre a questi che appaiono qui, ce ne sono molti altri scaricabili online. Come vedete, infatti, qui c'è una barra di ricerca nella quale andare a inserire una parola chiave e quindi a seconda di questa parola andare a cercare un modello inerente a quanto abbiamo scritto. Qui in basso invece ci sono delle categorie. Se per esempio andiamo a cliccare su festività, ecco che ci appaiono dei modelli che potrebbero corrispondere alle nostre esigenze, quindi evento in maschera, volantino per un evento sportivo, inviti alla festa di Capodanno, biglietti di auguri per Pasqua, per Natale, per festività varie. Se volete vedervi un po' meglio, sarà sufficiente cliccarci su e poi andare a scorrerli attraverso queste freccette, quindi con queste si va avanti e con queste si va indietro. Perfetto, perfetto. Quello che andremo a fare noi oggi è un curriculum, quindi usciamo da questa categoria cliccando su indietro e o andiamo a digitare qui curriculum oppure, meglio ancora, andiamo a scegliere direttamente la categoria curriculum e lettere di presentazione, che è una delle categorie proposte. Benissimo, benissimo. Anche in questo caso ci basterà fare clic su uno dei risultati in modo da visualizzarlo con un'anteprima un po' più grande e poi andare a scorrere i modelli disponibili utilizzando queste freccette. Una volta individuato il modello desiderato, supponiamo questo, andiamo a cliccare su Crea. Ecco che il modello che abbiamo scelto viene aperto qui nella finestra di Word ed è pronto per essere modificato. Quindi il nostro compito sarà semplicemente immettere le nostre informazioni personali in sostituzione del testo segnaposto che Word inserisce di default. Come vedete, a volte è un testo generico, quindi nome qui, posizione qui, oppure, come potete notare qui, a volte sono delle vere e proprie istruzioni che spiegano come utilizzare il modello. Per inserire un determinato testo, ad esempio se vogliamo andare a inserire il nostro nome, va
basta semplicemente fare clic sul testo segna posto, come vedete viene automaticamente selezionato, e cominciare a digitare il nostro nome. Vabbè, mettiamo un generico Marco Rossi. Come vedete, automaticamente il testo che andiamo a digitare noi va a sovrascrivere il vecchio testo. Ma si può anche variare la struttura. Per esempio, volete inserire solo un titolo di studio, magari solo l'ultimo, e quindi togliere questo pezzo? Benissimo, lo selezioniamo e premiamo Canc. E quindi automaticamente quel pezzo non c'è più. Oppure, che ne so, volete inserire un'altra posizione lavorativa? Selezioniamo Ctrl-C e poi Ctrl-V. Perfetto. Qui c'è un grafico con le competenze, le varie percentuali, volete cambiarlo? Benissimo, si seleziona e si può cambiare l'aspetto del grafico, quindi la struttura del grafico. Si possono cambiare, modificare gli stili da qui, se non vi piace potete sempre eliminarlo, quindi si può cliccare direttamente su Canc. Magari volete disporre le vostre competenze in maniera diversa, quindi qui andiamo a scrivere, che ne so, linguaggi di programmazione. Poi magari sarà il caso di farlo diventare anche un elenco appunti, come abbiamo imparato a fare nel tutorial dedicato agli elenchi. Quindi selezioniamo e scegliamo il punto. O magari andiamo a scegliere un altro segno grafico, che ne so, magari il segno di spunta, che possiamo andare a colorare in maniera diversa, che possiamo andare a ingrandire. Insomma, come vedete, non c'è nulla di estremamente vincolante. Abbiamo massima libertà di togliere, aggiungere elementi, modificare dimensioni, caratteri, colori, in maniera anche abbastanza facile e intuitiva, come siamo abituati in Word. Beh, per esempio vi faccio vedere come andare a sostituire qui la foto. Come vi dicevo, qui sotto abbiamo passo passo tutte le istruzioni per farlo. Beh, in questo caso vi ricordo che è molto semplice, basta fare clic destro del mouse, selezionare da qui riempimento dal menu di scelta rapida e poi da qui andare a selezionare immagine. Quindi andiamo a selezionare immagine da un file che magari abbiamo salvato nel nostro computer. Io avevo salvato questa, perfetto. Clicco su inserisci. Ovviamente così non va bene perché risulta schiacciata, essendo l'immagine originale di proporzione 4 terzi. Quindi dobbiamo andare sicuramente a modificarla e lo facciamo dalla scheda contestuale formato immagine. Selezioniamo ritaglia e da qui riempimento, in modo che l'immagine venga regolata e ritagliata automaticamente. Quindi possiamo trascinarla, posizionarla a nostro piacimento e così via dicendo. Sono tutte cose che abbiamo imparato a fare nel tutorial dedicato all'inserimento di immagini. E anche questo lo trovate tra quelli consigliati. Clicchiamo su invio. Benissimo. Dopo aver inserito tutte le vostre informazioni personali, così come vi ho mostrato finora, vi basterà salvare il curriculum con nome, in formato PDF, in formato DocX o qualsiasi altro formato che vi serve, e poi il gioco è praticamente fatto. Bene, io spero che questo tutorial vi serva non solo per risparmiare tempo e fatica, fattori comunque molto importanti, ma anche e soprattutto per essere in grado di creare documenti professionali, accattivanti e dal sicuro effetto. Dunque, se vi è piaciuto, lasciate un like o un commento, condividetelo via social con i vostri amici e per non perdervi i prossimi, iscrivetevi al canale. Ciao!